Qui sono venuto a imparare il gospel. Togliti il cappello, figliolo, siamo in chiesa. Sidney, sei arrivato tardi e sei restato in piedi. Non mi serve un posto a sedere, qui non sta mai seduto nessuno. È vero. Questo è il mio amico Jones, il padre di Goldie. Sir Jones. Sua madre, King Oliver e Louis Armstrong, che suonano insieme. Una serata fantastica. Posso venire con voi? Non sarebbe prudente, vero Sidney? No. Ti prometto che non chiedo di suonare. Jones, c'è solo gente di colore. Dicevi che non era importante se era un bianco o un nero a insegnarti qualcosa, purché ci fosse qualcosa da imparare. Io devo imparare. Al primo accenno di guai me ne vado. Andiamo. Di dov'è Louis Armstrong? Tu lo sai? New Orleans, naturalmente. Lo sto nella pelle. Ehi, lui non può entrare, è riservato ai neri. È con noi. Non me ne frega niente. È un amico. Stai calmo. Goldie, lì. Mi siedo io vicino a lei. Io mi siedo da quest'altra parte. Non devono pensare che siamo insieme. Oh, va bene. Gus, dammi una limonata. Per me un succo di pomodoro, Gus. Bene, tu cosa prendi? Tè freddo. Ehi, Gus. C'è un'altra persona qui. Succo di pomodoro anche per me. Salve, come va? King! Che piacere, Sid! Sempre in forma, eh? Ehi, Louis, c'è Sid! Hai cercato di ucciderlo, quel povero vecchio? No, tutto quello che so l'ho imparato dal mio papà. Ehi, Goldie! Ehi, qua la mano, CJ! Come va la vita? Indiana Jones. Indiana? Ehi, Sid, l'hai portato lo strumento? Siamo venuti per ascoltare. Ah, no, ragazzi, volete lasciare Goldie lì a far niente? Goldie, se il tuo fidanzato non ha il clarinetto, ti dovrei accontentare della mia tromba. Dai, andiamo. Ehi,
Chi è quello con te, CJ? Tutto a posto. È un mio amico. Oddio. La gente cambia. Sì, lo so. Il mondo cambia, i governi cambiano, anche le idee dovrebbero cambiare. Sì? Come? A volte ci vuole un disastro naturale. A volte una persona molto saggia. Anche una persona malvagia può cambiare le cose. Ma soprattutto le guerre. Io non voglio una guerra. Voglio che si cambi perché è giusto e perché tutti sanno che è giusto. Io diventerò avvocato, anche se dovessi metterci tutta la vita. La giustizia ha bisogno che gli si aprano gli occhi. Io sono un essere umano e voglio essere trattato da essere umano. Forma. Ah sì, non me ne sono accorto. Jones, io vado al Royal Garden a sentire Goldie. Vieni con me? Oh, non lo so, mi hanno già buttato fuori una volta e mi hanno detto di non tornare, quindi... Ti faccio entrare io. Oggi l'hai portato il clarinetto, Sid. Lui non si separa mai dal suo clarinetto. Forse il signor Bechet vuole darci il piacere di ascoltarlo suonare. Coraggio, Sid. Andiamo. Dai, Sid, coraggio. Ho portato un amico con me stasera. Il numero uno al sax soprano. Veramente è l'unico che fa jazz col sax soprano. Volevo invitarlo a suonarci qualcosa. È la sua canzone preferita, Twinkle Twinkle Little Star. Facciamolo salire sul palco. Si chiama Jones, sax man. Non posso salire là, non saprei cosa fare. Dai, che puoi farci.
Goldie, accompagna qui Jones. Non vorrei che si perdesse per strada. Vieni. Credo che se vuoi suonare è meglio che tiri fuori il sassofono dalla custodia. Twinkle, twinkle, little star, dai tu il tempo. Il pezzo lo conosci. Tu suona la melodia come quando facevi le prove. Indiana Jones!